stato qui nella seconda parte del 2012-2013 con un record di 7 vittorie, 7 sconfitte. Si salta, terra la palla a 2, in bocca al lupo ai tifosi. Robinson contro Zegarowski, il blocco di Pinkenza. Nanji, Lasse Robinson, Nanji. Molto equilibrato. Robinson, Pinkins in angolo, Rossato, si prende la tripla e la trasforma. Una Cavina che sta dando indicazioni a De Negri. Sacripanti che assiste pensieroso alla partita. La tripla di Rossato. Per quanto riguarda il punteggio, partita molto molto equilibrata. Strelnitz gentile, arriva a rimorchio Pinkins. Logan contro Golden, Logan per Robinson, tripla frontale, e la tripla di Gerald Robinson. Pinkins, poi De Laurentiis, 4 possessi pieni di differenza in questo momento. Logan si prende la tripla, l'unico giocatore in doppia cifra con 11 punti messi a segno. Golden contro De Laurentiis, Golden fino in fondo, che bravo Grant Golden. Contro Rossato, va da Adrian, su di lui Rivers, Adrian di Negri, bella azione, una tripla importante per Cremona. Ancora Davide De Negri, torna da Zegarowski. Adrian ora per Zegarowski, che si prende la tripla, che bravo Marcus Zegarowski. Lazy, poi Adrian consegnato per Zegarowski in fondo. Zegarowski, due importanti. Lazy, 24-5 in questo terzo quarto. Nanji finta il passaggio in angolo da Rossato, poi ci va Rossato, step back, risponde a modo suo Riccardo Rossato, riportando Pecchia, la penetrazione, grande accelerazione da parte di Andrea Pecchia, che riporta avanti sua la partita. Zegarowski fischia la beta di cambio arena. Zegarowski si prende la tripla e la mette ancora lui, ancora Morrison contro Pecchia. Pinkins per Logan, la tripla di David Logan ed è di nuovo overtime questa partita. Teremo a lungo questo Givova Scafati Vanoli Cremona, perché è vero, siamo solo alla quinta giornata, il campionato è lungo. Un secondo e sei, naturalmente non era finita. Pecchia, la stoppata da parte di Rivers. Ora sì, ora è overtime. Di lui Rivers, ancora Zegarowski fino in fondo, non c'è fallo, Golden corregge. Tanti tanti minuti fa, nel secondo quarto, segno Pinkins. Concentrazione di Cruz Pinkins, 2 su 2. Ha dato un contributo importante sia all'overtime sia nella parte finale del quarto quarto. Sbaglia il primo libero Davide De Negri, qualche tifoso torna indietro. Stiamo vedendo di tutto e stasera sta succedendo di tutto. Zegarowski, poi Logan, ancora Robinson, vediamo chi si prende la responsabilità. Logan va da Pinkins, che trova il canestro, trova il fallo. La concentrazione di Cruz Pinkins, assegna il libero, diventano 20 i punti per lui. Darebbe molta fiducia alla Givova Scafati. Fischia, un po' la mangano. A segno Davide De Negri, che quando sempre risposto presente. 2 su 2, bravissimo De Negri. Davide De Negri non sbaglia, prestazione solidissima la sua. Sono 21 questa sera per numero 11 della Vanoli Cremona. Scafati, che era andata sul più 20 nel secondo quarto, che nella prima metà di gara stava giocando nettamente meglio, ma la Vanoli Cremona ha risposto alla grande. Intanto 2 per Andrea Pecchia, ultimi 2 secondi. Signore e signori, è finita una delle partite più avvincenti del campionato. La Vanoli Cremona espugna la beta ricambio arena battendo 122 a 100.